ripulito dai rifiuti il costone delle Ripe Rosse nel comune di Montecorice. Grazie all'intervento degli esperti di Cardine SRL che si sono calati, hanno ripulito gran parte del costone roccioso, evitando che altri rifiuti arrivassero a mare, mentre tanti studenti dell'Istituto Patroni di Pollica si sono occupati invece di ripulire la spiaggia di San Nicola ad Agnone Cilento. Un'azione sinergica tra enti, associazioni e imprese in difesa del mare che deve continuare per tutta l'estate, con sensibilizzazione a tappeto per ridurre la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta differenziata nella nostra città, lungo le coste e in spiaggia. L'iniziativa di pulizia delle Ripe Rosse, in particolare del costone, è stata un'iniziativa fortemente voluta dal Comune di Montecorice e ha chiesto per questo la collaborazione di Legambiente che attraverso la ditta Cardine SRL ci ha fornito del personale specializzato per la pulizia appunto di questa parte panoramica delle Ripe Rosse sulla quale ci sono in bella vista rifiuti di ogni genere. Sappiamo che è un intervento è un palliativo, nel senso che oltretutto non si è riuscito neanche a togliere tutto perché ci riproponiamo di rifare a breve un altro intervento, proprio perché la quantità di rifiuti è talmente grande che non si è riuscito a farlo tutto in una sola volta. Quindi l'idea è quella di sensibilizzare tutti su questo tema, che è quello del mare litter, insomma dell'abbandono dei rifiuti in modo indiscriminato, ma anche e soprattutto del fatto dell'uso e del consumo di plastiche e di oggetti usa e getta, appunto, e quindi tutto parte dalla presa di coscienza che dobbiamo consumare di meno oggetti che inquinano, se è possibile farne totalmente a meno. Le Ripe Rosse sono oltretutto un sito altamente simbolico per tutto il Cilento, dalla loro difesa è nata la stessa idea di Parco Nazionale nell'89, perché durante quegli anni insomma, la Pineta è stata difesa dall'assalto, dalla speculazione edilizia, e siamo contenti che abbiano aderito con piacere a questa iniziativa e ci abbiano aiutato anche il Parco Nazionale del Cilento, il Comune di Castellabate e il Comune di Pollica, che ringraziamo appunto per essere stati presenti, come ringraziamo gli alunni dell'Istituto Comprensivo Patroni di Pollica, che comprende anche le scuole di Montecorce, che ci hanno dato una mano a pulire le spiagge in occasione appunto anche della giornata di fondali e spiagge pulite di Legambiente. Sono contento diciamo della manifestazione, è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, cerchiamo la collaborazione di tutti, la sensibilità di tutti, non solo per tenere pulite le Ripe Rosse, ma tutto il nostro territorio, tutto il pianeta, insomma. Voglio ringraziare anche la comunità montana, la provincia di Salerno, che ha mandato gli operai della Rechi, voglio ringraziare i nostri operatori della SRA e di Ambiente Sud.